Siamo a St. Louis, in Missouri, con due piromani di nome John e Joey. A proposito, non provateci a casa. È bollente! Oh, cavolo! E questo qua non vuole venire fuori. Come rivoluzionare un classico dei giochi da tavolo come Jenga? Per prima cosa lo si fa 8 volte più grande e poi si accende un fiammifero. Ehi! Voglio questo qua sotto. Come fanno a non bruciarsi le mani? È pazzesco! Come ci stiamo riuscendo? Bella domanda, mano lesta. Scienziati, a voi la parola. La verità è che stanno utilizzando un gel. Si tratta di uno speciale gel ignifugo creato a partire da un polimero reticolato superassorbente. La struttura è composta da una serie di molecole a catena lunga e da catene laterali che sporgono da quella principale. Quando il polimero viene a contatto con l'acqua, le molecole ai lati si caricano negativamente. Ciò significa che iniziano a respingersi reciprocamente, allontanandosi e creando una rete più ampia. Le catene laterali negative inoltre attraggono l'idrogeno presente nelle molecole dell'acqua, le quali hanno carica parziale positiva. In pratica, una quantità d'acqua viene trattenuta all'interno della struttura del polimero. Dopo che il polimero ha assorbito una quantità d'acqua pari a centinaia di volte il suo peso, prende la forma del gel che vediamo sulle mani dei ragazzi. L'acqua possiede un'elevata capacità termica, ha bisogno cioè di molta energia prima di passare dallo stato liquido a quello gassoso. Ecco perché è un'ottima scelta per proteggersi le mani. John e Joy, siete i primi ad aver domato un Jenga in fiamme. Speriamo anche che siate gli ultimi. Penso che non ci sia bisogno di dirlo, ma in ogni caso, non fatelo a casa.